Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo un piatto gustosissimo, forse non troppo bello da vedere, ma pieno di sapore, vi giuro. Le patate alla trapanese o le patate vastase? Mi perdoneranno i miei amici siciliani se ho pronunciato male la parola vastase. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 1 chilo di patate che ho pelato e lavato e sono pronte per essere tagliate, una cipolla di Tropea o potete scegliere anche la cipolla rossa, del sale a piacere, una mozzarella fior di latte, dell'origano, dei pomodorini datterini lavati tagliati a metà, qui ci sono 300 grammi, la mozzarella pesa circa 200 grammi invece, olio extravergine d'oliva, quello buono mi raccomando perché qua ne servirà un po', e del pepe a piacere, del pepe nero. Riscaldate il forno a 200 gradi e mettiamoci subito a cucinare. Prima di tutto ungete una pirofila da forno con un po' di olio extravergine d'oliva sul fondo e andiamo a tagliare le patate a tocchetti, non troppo piccole, mi raccomando. Aspetta. Questa misura di circa un centimetro e mezzo. Questa ricetta l'ho trovata su internet perché mi piace un sacco la cucina siciliana e mi piace provare e testare anche, solitamente anche al di fuori di Cucina con Agnese, un po' di piatti siciliani. E mi ha incuriosito molto il termine vastase perché significa rozzo, forse per l'aspetto, no, che hanno queste patate, l'aspetto finale, no, che hanno queste patate, non sono così forse invitanti, ma hanno un sapore fantastico. E poi ho letto che nel trapanese queste patate solitamente nelle trattorie e rosticcerie vengono servite prima del pasto principale. Io le ho provate, vi giuro, mi sono talmente innamorata che non ho esitato a riproporle anche qua in Cucina con Agnese. Finite di tagliare le patate, ci vediamo fra poco. Le nostre patate sono tagliate, ora aggiungiamo i pomodorini, la cipolla. Come vedete non ho lesinato, la cipolla era anche una di quelle belle grandi. Sale, 3 bei pizzichi, abbondante origano, abbondante olio, ci vorranno 4-5 cucchiai. E ora, mani pulite, mescoliamo bene. Proprio queste patate si chiamano proprio vastase perché è proprio rozzo tutto. Ecco qua. Io vado a sciacquarmi le mani, il forno è già bello caldo, le facciamo cuocere per circa 30-40 minuti a 200 gradi. Ci vediamo dopo perché manca la mozzarella. 40 minuti sono passati, ho tolto le patate dal forno, non resta che aggiungere la mozzarella. Rompetela pure con le mani e aggiungetela grossolanamente all'interno della teglia. Dovrà sciogliersi bene 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 dopo, una volta rimessa in forno. Questa è abbastanza grande, mi sa che riuscirò a ricoprire bene bene tutte le patate. Io non vedo l'ora di mangiarle, che non vi so dire. Le patate vanno una decina, 15 minuti in forno, ancora a 200 gradi, per far sciogliere bene la mozzarella. Nel frattempo io vado a apparecchiare la tavola e poi non ci resta che mangiarle. Ragazzi, qui in cucina c'è un profumo che non vi so dire. La mozzarella, come vedete, si è sciolta bene 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 e queste patate vanno mangiate immediatamente, calde e filanti. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, io corro a mangiarmele subito. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it
Oppure, se vuoi, visita il sito www.cucinaconagnese.it.